Una giornata speciale, una giornata di festa per Azzurra Basket VCO e soprattutto per i ragazzi della Baskin che qui a Crusinallo, nelle ex scuole elementari, hanno trovato finalmente una nuova casa. Sì, per noi è come se ci fosse una nuova casa, proprio perché non potendo allenarci al chiuso per le normative attualmente in vigore, avevamo bisogno di uno spazio all'aperto per poter provare. E, diciamo, da settimana scorsa abbiamo già iniziato, ma non era ancora completo, c'erano ancora alcuni lavori da fare. Oggi abbiamo finalmente dato il via, diciamo, ufficialmente a questo spazio che il Comune ci ha concesso e ne siamo grati per questo. Con numeri in crescita, più di 50 ragazzi, sponsor che vi sostengono, un progetto che è cominciato come tutti tra qualche difficoltà, invece adesso sta diventando veramente sempre più una piacevole sorpresa, Fabio. Ma sì, diciamo che la pandemia ci ha fatto andare un po' fuori giri e adesso alla ripresa quello che sono contento di poter dire è che l'entusiasmo è ancora alto. I ragazzi non vedevano l'ora di cominciare, il timore di perdere qualche pezzo praticamente è sfumato dopo la prima settimana e vedendo i numeri che già abbiamo qua direi che possiamo iniziare di nuovo da dove eravamo rimasti e andare avanti. Prende sempre più corpo la casa delle associazioni, una nuova associazione che ha trovato spazio e vita qui a Crusinallo. Diciamo che la casa finalmente ha le persone dentro, perché una casa senza le persone non ha senso di esistere. I ragazzi del Baskin hanno creato questo bellissimo campo azzurro dando vita ad un posto che ultimamente era molto abbandonato e adesso invece è pieno di gioia, di sport, e vedere i loro sorrisi è una cosa spettacolare.